Mamma mia, che incubo la maturità, italiano, matematica, storia, tutte le materie possibili e immaginabili. Uno stress, una fatica. Ma chi è questo? Ah, buongiorno professore. Ma lei, professore di matematica? Professore di matematica, eh? Buongiorno. Seconda? Seconda. Sono il maestro unico. Non ce la faccio più. Il lunedì insegno in Val d'Aosta. Il martedì in Lombardia. Il mercoledì giù in Liguria. Sono rimasto da solo. Per colpa di quella bastarda della Cermina. Un concorso, si fa il concorso, maestro unico, 500.000 ho vinto io. Mi gireranno i coglioni. Andavo a giro in motorino. Ora vado a giro in bicicletta. Mi muovo per l'autostrada. A volte mi attacco ai camion. A volte mi attacco alle smart. A volte mi attacco e basta. Vabbè. Appello. Appello non c'è, eh? Non c'è appello. Vabbè, allora, vuol venire qualcuno a casa a farsi interrogare? Uni? Nessuni? 100.000? Vabbè, se non vuol venire nessuno, allora oggi si spiega il teorema di Pepsi. Un liquido allo stato gassoso è un rutto. E si spiega anche il concetto di moto uniformemente accelerato. Uno sciatore alle Desalpe mentre scia si scaccola. Calcolando che in quel momento passava da sopra di lui una via rossa, c'era un forte vento di maestrale, la via di casca addosso. Quanto ci mette la calcola a diventare valanga? Ti vedo dietro il televisore che mi stai guardando, allora dico a te. Calcolami il diametro di una calcola. Forza, sei fatto ieri. Moccio per 3,14. Allora ragazzi, se continuate così, in gita a Kabul non vi ci porto più, eh? Basta. A proposito, ho corretto i compiti. Non è stato un consiglio di classe, è stato un G8. Morgantini, sto parlando con te. Ho parlato col professore di filosofia. Cos'hai scritto? Chi è Mao, il gatto di Bertinotti? E te, Cianfrini? Chi è la Giovine Italia, l'Under 21? E te, Saffioti, accanto? Chi sono i Tigri d'Eufrate? I figli di Nando il Fiore? E qual è il nome, Serafini, dell'inventore Volta? Giontra? Vabbè, se non vuoi venire nessuno. Io, scusate, mi commuovo. E dall'82 non riesco a tenere a nessuno. Guarda, se vieni te da casa ti do 5 euro, ti suggerisco io, per favore. Vabbè, io allora vi lascio con una celebre frase di Archimede, un filosofo albanese, tra le altre cose inventore del gommone, che un giorno disse: datemi una leva e un punto d'appoggio e io vi svaligerò l'appartamento. Rieccoci qui. Allora, Maurizio Costanzo li chiamava consigli per gli acquisti, poi c'è chi li chiama messaggi promozionali, chi la chiama mera pubblicità e poi c'è chi la chiama propaganda ultimamente, insomma... anche noi abbiamo i nostri spazi pubblicitari, con i soliti soggetti naturalmente. Eccoli qui. È tutto il giorno che lavoro e non ci vedo più dalla fame. Non ci vedo più dalla fame. E Giorgio. Non ci vedo più dalla fame. Giorgio, non è la fame. Ti ci vuole o il bastone o il cane. Me l'accompagnate fuori ogni volta questo. Pubblicità. E là. Ciao. Ciao. Sì, due e tre, quattro, quattro salti in padella, non e mangi in nulla forma. Ma sei in forma tutto il giorno. Giobi, Gioba, na na ni na ni na ni na na, Giobi, 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 Gioba, na na ni na ni na ni na na, Giobi, 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 Gioba, na na ni na ni na ni na na, Giobi, 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 Gioba. Mi sforzo tutto il giorno e non ce la faccio. Ma non preoccuparti, da oggi c'è Stipsy King. Stipsy King? Stipsy King, il nuovo lassativo. Ti dai che cacco intento, Giobi, Gioba, na na ni na ni na ni na na, Giobi, Giobi.
Ciao Anna. Ciao Marco. Senti, che dici di fare il soffitto tutto in polistirolo? Ma a me il polistirolo non piace. Ma neanche a me, sai? Anna e Marco hanno detto no al polistirolo. Vabbè. Tutte le paste stanno bene al pomodoro, ma solo una si sposa con... Nero di seppia. Con... Nero di seppia. Con... Nero di seppia. La tua pasta ha un marchio solo. Quale? Pasta Balilla. Balilla. Grazie agli sponsor. Buonasera, l'applauso lo faccio da sola, ma non lo faccio per me, lo faccio per voi e per tutti i comici che anche stasera saranno qui per deliziarci con i loro... Qual è secondo te il mestiere più difficile del mondo? E c'è un motivo perché ti faccio questa domanda, C'è un motivo. Secondo me i genitori. I genitori? Sì. Perché i tuoi venivano stipendiati dallo Stato. No, però come il mestiere del genitore è molto difficile, perché dall'educazione dei figli... Io mi riferivo a altri mestieri, comunque se te c'hai questi dipendenti pubblici e ti lavorano in casa, io mi riferivo al mestiere del comico, e tu sai benissimo che è un mestiere molto duro, e infatti i comici che ora andremo a presentare, che sono... Bene! Noi delle scarpe diverse vi faranno vedere una sorta di backstage. Ma io le scarpe ce le ho uguali. Loro ce le hanno diverse invece. Le scarpe diverse allora. Eccolo qua. Dai. Io sono un allenatore di comicità e chiamo ancora una volta qui, in questo studio incredibile, il mio migliore allievo, Ricky il comico. Sì, Ricky comico. Sì. Lo sto allenando. Sono mesi che lo sto allenando. Dai, bravo. Sei carico. Dai. Mi mettere le mani addosso. No, scusa. Posso solo io metterle addosso. Okay, allora, devi caricare. Ah, vai tranquillo. Chi stai per affrontare? Chi stai per affrontare? Televisivo, vai rapido, ricordati comicità, ritmo, battute, applausi e risate. Ok. Sei pronto, okay. Ti libero? Liberami, vai. Applauso! Calzati da quella sedia. Devi convincere che sei il migliore. Il migliore a farli ridere. Perché tu sei Ricky il comico. Ricky comico. Bravo così. Grazie. Mario di tutti. Stai tranquillo. Allora, attenzione, un comico deve saper dire le battute. Ok. Anche così, su un tema che non sa. Apparentemente. Sei pronto? Sì. Io ti lancio il tema, tu devi indovinare e partire con la battuta. Sì. Come se fosse una raffica di mitra. Chiaramente un mitra che fa ridere. Attenzione, tema. Vicino ai giovani e vicino a te. Tema, vicino ai giovani e vicino a te. Droga. Va bene, battuta sulla droga. Posizione della battuta, bravo, ascella della bassa, ok? Fermiamo il traffico di droga! Come? Mettiamo una rotonda. Bravo, dai che ci sei, Ricky! Sono gasatissimo. Ti chiederei di fare le pressioni, ma meglio di no, perché sennò muori. Meglio di no. Attenzione. Okay. Però, un comico che si rispetti, bravo, artista tutto tondo, ok, troppo facile, devi saper dire anche le barzellette. No. Cosa no? No. Sono allenatore. No. Di la barzelletta. Ma il mondo della barzelletta è morto. Sarebbe morto il mondo della barzelletta? Sì. Pierino? È morto. È morto Pierino? È morto. E chi c'era al funerale? C'era un francese, un inglese, un tedesco. Dai, forza, allora funziona così. Dopo è arrivato un carabiniere e ha detto, ho capito. Sì, va bene, ok, allora, attenzione. Dai. L'esercizio che propongo, okay. Arricchi il comico, il mio migliore allievo è questo. Sì. Di una barzelletta standard che tutti sanno, molti di voi sapranno, ma poi dopo metterò una difficoltà. Barzelletta standard. Vai. È il tuo momento. Due pomodori. Bravo. Attraversano la strada. Bravo. Il primo. Attento. Sì. E qui è finita quella standard. Bravo. Devi essere convinto di quello. Stai convinto. Il tuo bagaglio di sapere grasso. Okay. Ora però dovrai far ridere il pubblico da casa con la stessa barzelletta. Sì. Ma questa volta come se il pubblico che ti sta ascoltando fosse francese. Accetti la sfida?
Oui. Ricky Cosco, nella stessa barzelletta, ma questa volta in francese. Allora, hai rotto le palle! Ok, allora, il y a deux tomateaux. Vabbè, il verbo. Traverse. La roue. La roue, bravo. Le premier roue, tout chante. Oui. Ricky Cosco. Dai che andiamo a Parigi. Purtroppo è venuto il momento di separarci per qualche minuto. Ma dobbiamo torniamo, fare una piccola pubblicità, vero Francesca? Esatto, pubblicità e poi torniamo. A tra qui poco. A Comics 37. Non vi muovete, eh.